2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldin. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Chi ama tanto in questa città i beni culturali, invece di creare comitati, associazioni e movimenti solo quando non c'è più niente da fare o quando si deve solo protestare, potrebbe riservare le stesse energie e lo stesso trattamento a creare comitati propositivi, cioè comitati che le battaglie le fanno per ottenere qualcosa che non c'è. E di questi giorni, per esempio, la notizia che la regione insieme alla soprintendenza del mare si sta muovendo per gettare le basi per creare un centro d'eccellenza di archeologia subacquea, e per farlo ha dato un incarico intanto per monitorare i fondali siciliani nelle zone più importanti e quindi capire qual è il patrimonio, cosa c'è ancora da scavare e avere comunque un quadro aggiornato della situazione. Ebbene, una delle battaglie che questo territorio potrebbe fare è quella di fare in modo che il centro d'eccellenza abbia sede a Gela. Peraltro c'è anche la disponibilità dell'amministrazione comunale a mettere insieme locali, a mettere insieme le sinergie di varie università, soprattutto quella di Enna, con cui c'è un discorso aperto anche con la soprintendenza del mare per creare un indirizzo universitario che possa tornare utile a chi vuole affrontare gli studi in questo campo. Certo, sono prodotti di nicchia, ma sicuramente per creare qualcosa che in qualche modo resista nel tempo si deve creare ciò che non c'è altrove. Quello che gli altri hanno non ci aiuta sicuramente a migliorare la nostra condizione di sviluppo del territorio. Ebbene, sarebbe importante che si formasse un comitato, comunque che ci fosse un'azione da parte dei cittadini che possa far comprendere alla regione che Gela e sue articolazioni varie, non solo quelle politiche, è interessata a qualcosa del genere, e anche al centro di restauro del legno bagnato di cui tanto parlava il professore Tusa, che Gela aveva veramente nel cuore. Questo è quello che si può suggerire in questo momento in cui c'è un'opportunità. E di certo andare avanti da soli non serve assolutamente a niente, non porta da nessuna parte. Bisognerebbe essere in grado di fare sinergia. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.